Antonio Siri, Marco Gaias. Allora, abbiamo un Mario Sanna in panchina, quindi per ora è un affare tra gentlemen. Per ora sì, ora poi si chiama anche il giochi professionista. Che per ora gioca con i ragazzi. Allora, Marco, prima di far parlare Antonio, insomma, che il nostro pubblico conosce bene, che fantino è Antonio Siri in pista? Antonio, ormai lui è due passi avanti confronto a noi, già si sa. E poi niente, ci siamo incrociati più di una volta. Il resto lo sappiamo, dai, già lo conosciamo tutti. No, vabbè, però noi lo conosciamo da senesi che seguono comunque per forza di cose ormai anche le corse Certo. in pista. Però insomma, vi visto correre com'è? No, beh, è bravo, è tosto anche a sella. È tosta anche a Sì, sella, eh? sì. A me senti un vostro collega che tanto per fare nomi e cognomi che è Mattia Manca, mi ha detto, insomma, Antonio era già bravissimo da ragazzino. Sì, e poi si è iniziato tutti da giovani, hanno iniziato tutti assieme anche con Mario, con il resto, quindi penso che abbiano iniziato a sella e poi, cioè si inizia così, penso, poi ognuno prende la sua strada e niente, comunque non aveva niente da imparare, insomma, sapeva già tutto. Allora, insomma, in questa annata ha fatto tanto bene, ha fatto tanto bene con i suoi cavalli, ha fatto bene con cavalli di altri. Com'è il mondo dei gentleman? Beh, dai, è abbastanza, ci divertiamo tanto. Poi penso che Antonio abbia la soddisfazione doppia, che comunque monta i cavalli suoi e vincere con i cavalli allenati da sé è un'altra soddisfazione. Quindi niente, dai, bene, ci divertiamo tanto e niente, è bello. Senti, stamattina quando sono arrivata avevo visto a cavallo insieme, a te la voglia di correre appena non ti è venuta. Magari, a me piace tanto, piace più della sella, però ognuno fa il suo percorso, fa la sua strada, niente. Lo vedi difficile il mondo del palio? Il mondo del palio è tanto difficile. Poi il fatto di montare a pelo, penso che uno si metta, si allena, ci vuole impegno. Poi il palio è sicuramente tutta un'altra storia. E rimane comunque però una di quelle cose che per chi monta a cavallo è il sogno della vita. È il Certo, sogno della vita. perché Senti, tu non hai mai fatto niente, prove di notte, no, nulla. mai, mai, Ti mai. piacerebbe Eh certo, certo. fare un'uscita Eh certo, dall'entrone? eh certo. Come dici tu, per chi fa questo, penso che il palio Piazza del Campo sia il massimo. Ascolta, e Antonio Siri che gli possiamo chiedere? Perché insomma Antonio Siri ha fatto, viene da due stagioni, perché forse per quello che è l'Ippica si contano due stagioni di quelle che per noi è stata un anno senza palio, una stagione importante, due stagioni importanti vere. Sì, per quanto riguarda quello che posso aver raccolto extra palio, sicuramente è molto importante. Dai. Diciamo che i risultati all'ippodromo ci sono stati e quindi è motivo di soddisfazione per il sacrificio che facciamo. Senti, quant'è? Tu eri già preparato a degli anni senza palio, quindi probabilmente ti sei concentrato molto su quello che doveva diventare il tuo nuovo lavoro in attesa eventualmente di buoni sviluppi. Ti piace correre in pista? Perché insomma poi alla fine penso a te, penso a Carlo Sanna per dire quelli che hanno avuto più risultati, insomma sembra che vi divertite davvero. Che non è solo lavoro. Ti rispondo, purtroppo sì, ero abituato ad anni senza palio, con tutte le difficoltà che immagini. Alla base di tutto c'è sicuramente la passione che ho per questo lavoro e per il cavallo e la dedizione. Sicuramente senza palio cioè, non è che non mi impegnavo quando c'era il palio, però in questo modo ti devi impegnare un po' di più per riuscire a raccogliere dei risultati, anche perché ti confronti con una realtà che è importante e preparata. Però, La competizione ce n'è tanta lì. ma assolutamente, assolutamente, anche perché ti paragoni comunque con l'ippica nazionale, che è un mestiere, un lavoro a parte rispetto al nostro, quello che facciamo noi. Ti confronti con gente molto preparata, con l'ippica vera. Senti Antonio, però insomma te di Ippica vera, insomma già qui ti sei fatto diciamo un bell'orticello perché hai ampliato i lavori, rispetto a quando eravamo arrivati a luglio c'è
uno scalino in più di box, per diventare un professionista a tutto tondo ci stai mettendo tutto. Te lo ripeto, alla base di tutto c'è sicuramente la passione e il voler affermarsi, continuare a crescere in questo settore. Io della mia passione ne ho fatto un lavoro e penso, Siamo fortunati. assolutamente, e penso per poter diventare qualcosa o qualcuno uno si deve dedicare e deve investire, perché la differenza secondo me la fanno le strutture e la qualità dei cavalli, è tanto la passione perché... Quella veramente io me la metto come ce la metto al primo posto su tutto, la passione. Senti, com'è che oggi, insomma, c'è questa allegra brigata qui a Scuderia Siri, insomma, c'è Marco Gaias, c'è Mario Sanna, che ora riusciremo a tirarlo in video. Come mai? Perché poi, insomma, l'amicizia è una di quelle cose che anche in questo lavoro conta tanto, perché poi i rapporti non si perdono. Indipendentemente dal lavoro che facciamo, poi siamo anche, cioè siamo, no, anche, siamo esseri umani, quindi i rapporti si coltivano col tempo, con gli anni, cioè le persone che con loro, con Marco, cioè con Marco un pochino meno che più piccolo, ma con Mario ci sono nato, siamo della stessa età, dello stesso paese, Insomma, ce lo siamo raccontati su un'altra piattaforma. abbiamo fatto un po' tutto assieme, quindi poi i rapporti personali, poi per come sono fatto io soprattutto, sono alla base di tanto e di tutto, per come sono fatto io come persona. Senti Antonio, sai qual è la cosa che ti aspetti più dal nuovo mondo che torneremo a vivere per quando, insomma, la campagna vaccinale speriamo tutti che prosegua a passi larghi e importanti? Qual è la cosa che vuoi di più? Che cosa ti aspetti? Il Palio di Legnano è il primo posto. Beh, sicuramente come importanza, tra virgolette, diciamo, cioè, se Legnano, a parte come importanza sono tutte uguali, sia Legnano, Castel del Piano, Asti, Fucecchio, Ci si va piuttosto che sempre con la stessa Ferrara, testa. ma assolutamente, assolutamente, anche perché mi è rimasto questo, quindi per me sono tutti sullo stesso piano. Mi aspetto di riniziare il prima possibile, questo è quello che mi aspetto soprattutto. Senti, a Mosciano, prima le previsi, se poi a Mosciano porterà qualcosa. Sì, ho 5 cavalli, li porto tutti, sì, perché comunque sia ho dei proprietari che ci credono, mi danno la possibilità di continuare a allevare questi, cioè di allenare questi cavalli nonostante la mia squalifica, quindi assolutamente Anche con la perché comunque i stessa. Mosciani li puoi fare. Sì, io ci vado con la stessa convinzione per premiare chi mi dà C'è fiducia. molta attesa per Zaminde. Zamin non vede l'ora. Quanto è noi. Anche lei c'ha tanta attesa. Quanto è noi di riniziare il percorso? Senti, ha uno di quei cavalli su cui puntare l'occhio. Perché insomma ormai siamo a 2 settimane dalle previsite, a 3 settimane dall'inizio dei Mosciani. Zaminde è uno di quei cavalli da. Ma ascolta, io non ho mai fatto pubblicità sui miei cavalli, tanto la pubblicità se la fanno per conto loro, quindi Cioè, il tutti mio c'hanno, compito. scusami, c'hanno ancora in mente quella l'unica corsa in provincia che si è fatto la stagione scorsa che ha fatto veramente il fumo a Fucecchio. Ma una cavalla sicuramente di indubbia qualità, poi comunque ti ripeto, la pubblicità i miei cavalli se la fanno da loro, il mio compito è prepararli bene e basta, poi le corse le vincono per conto loro e la pubblicità se la fanno per conto loro, io non devo sponsorizzare, non ho mai sponsorizzato nessun mio cavallo e tantomeno lo farò con Zaminde, la pubblicità se la fa da sola. Senti, una sfida a Marco Gaias, gliela lancia Antonio Siri? Anche stamattina gli ho fatto montare il cavallo migliore e è arrivato dietro anche oggi, non so più come fare. Come si fa? Mamma. Senti, ma il leone non l'avete trovato Il stamani? leone, guarda, con i cavalli di stamani non ci può acchiappare assolutamente, no? A parte gli scherzi, a Marco sa quanto, cioè, si parla del niente, sa quanto li voglio bene, sa che ogni suo successo è il mio successo, io sono contento quando vincono i ragazzi del mio paese, io sono Ecco perché, stracontento. insomma, tu, Mario e Marco avete una particolarità. Ce l'ha anche Gavino, insomma, ce l'hanno anche che venisse da Burgos. Sì, è una cosa un po', come si può dire, definire atipica. Siamo 900 abitanti, siamo 6 fantini, quindi è una cosa, boh,
Boh, è una passione innata, da piccoli te lo ripeto, siamo sempre stati tutti assieme, dai, il nostro divertimento, il nostro giocare era coi cavalli, quindi boh, della nostra passione, ti ripeto, ne abbiamo fatto un lavoro. Quindi allora, noi, Mario scappa alle telecamere, è molto riservato, però insomma io vorrei da voi intanto una cosa importante. Io mi ero ripromessa di fare una cosa, di non parlare di Gavino fino a che Gavino non stava bene, perché insomma per l'affetto. Sottofrusta aveva raccontato in una bella intervista tante cose di Gavino, e era giusto rispettare questo momento di privacy di Gavino, di Melania e di Maria. Però insomma Gavino sta meglio, questo ce lo potete dire perché siete amici. Certo, sono buonissime notizie, quindi niente, si tira tutti un sospiro di sollievo. Ci vuole solo tanta pazienza e niente, tornerà più forte e basta. Bene, quindi Antonio, si fa così: se hai lanciato una sfida a Gaia, se si lancia una sfida a Gavino di ritrovarvi da qualche parte in provincia. Assolutamente. Sotto frusta? No, sì, assolutamente, non aspettiamo altro di rincontrarci, di sfidarci come abbiamo fatto fino ad oggi, dai. Ok, perfetto, questa è la più bella cosa che ci potevate raccontare prima di Pasqua. Grazie davvero e auguri. Grazie. Grazie a voi.